Ragazzi, qui del 38, come va che si dice? Allora, piccola parentesi, sono notato solo ora che lì, e la puntata precedente è durata solo di 16 minuti. Non l'avevo notato. Intanto vi faccio vedere quello che succede qua. Se no, non capite. Vedete? Ci sta dando una mano. Questa mongolfiera ti porterà in un posto nuovo, ma potrai usarla solo dopo che avrai riportato a casa qualcuno da ciascuno dei 5 mondi. Questa mongolfiera... Vedete? Ok, andiamo. Mo... Andiamo per di qua. Questo è un livello simpatico. Lo voglio fare perché lo posso completare, perché dobbiamo usare la canguressa qui. Sì, la canguressa la chiamo. Giustamente. Ora vedrete. Sì, ogni livello ha solo un personaggio da utilizzare in più. Oddio. Oddio, ma là sotto il calamaro, il polpo ha preso in faccia qualcuno. Ma lol. Oddio. Amore, notate, eccoli là. Ok, vediamo che cosa succede. Mentre ero via, i miei amici hanno preso in prestito il sottomarino dei Rinok per farsi un giro e si sono schiantati contro un mucchio di rocce. Stranamente i Rinok non hanno visto il lato comico della situazione e hanno rinchiuso i miei amici nella cella alle tue spalle. I Rinok hanno sbarrato le porte con delle assi, ma scommetto che tu riesci a buttarle giù. Allora, piccola parentesi, non so se avete notato. Sì, mi fa ridere come loro dicono che è stata una cosa comica. Questo è Toast che te frega, eh. Vedete, questo è un altro livello tipo subacqueo come quello là del 2. Ho detto che ci sono molte similitudini in un certo senso. A proposito, certe cose come questo si distruggono. Ma c'era uno che si sta facendo lo strangola. Ah, ok. Ok, è andata. Si sta guardando. Madonna, che cosa gli avete fatto a questo sottomarino. Sì, perché se notate è andato addosso proprio. Mamma mia. Ma qui mica c'è qualcosa. Qui no. Ok, è andata. Andata. Sì, scusate che sono molto concentrato a non sbagliare, a non mancare cose. Ok, è andata. Per un rapido riepilogo dei tuoi progressi in un mondo, premi guida per aprire la pagina della guida relativa al mondo in cui ti trovi. Vabbè. Ok, è andata. Meno male che l'ho preso. Uovo. Già, giusto, qua c'era un uovo. Come divertente che sei tipo spostato durante le cinematiche o tramite cose. Aspetta, avevo preso tutto? Ok, ok, posso andare. Dove sta? Ecco. Oh, andato, andato.
se volevo essere sicuro se qua serviva qualcos'altro. No, ok, posso? Ok, perché ero... Ah sì, si doveva marinare, ok. No, mi sembrava dei carcerati, poi ho notato che in realtà no. L'ho andata. Ah, quante gemme. Ecco, lì sopra dovrei salire. Ok. Vado per di qua, vado per di qua. Togliamo di mezzo questo. Grande. Togliamo anche questo. Di grande. Allora, guardate qua. Non sono bravo. Ci ho provato, ho saltato uno schifo, ragazzi. Ma io no, vabbè. Ma che cos'è? Ma no. Ah, mi hai rotto, perché non posso fare altrimenti. Mi rotto il cazzo. Oh, e scusatemi, però veramente. Tre volte di fila quasi. È qualcos'altro. Mizzica, non mi ha permesso proprio di fare nulla. Ah, ecco dove si andava oltretutto, vedete? Mentre plani, puoi librarti per andare più lontano. Ti basterà per... Cioè, aspetta, tu mi stavi dicendo che dovevo... No, hai capito, ho sbagliato proprio direzione. Io, boh, tutto a posto. Sì, da lì si doveva planare. Vabbè, io sono andato su quello più difficile. Allora, sono scemo io. Sono scemo io perché dovevo planare dall'altra parte. Ma io che ne so io? Io mo ricordo. Io faccio dall'altra parte che sono stronzo. Infatti era molto più facile. Bene, andiamo. Oh, qua. Ciao Spyro. Le mie amiche foche vogliono abbattere una fortezza dei Rinok. Sto andando a dare una zappa anch'io. Adoro l'odore dei Rinok tostati al mattino. Bene, andiamo. Che bello quando giochiamo a questi giochi puramente non violenti. C'è solo un problema, io mi ricordo che qui c'era qualcosa. Ah, tu non lo potevi fare. Ma cos'era? Ah, eccola dov'era. Oh madonna, ma lo ricordavo proprio che c'era qualcosina, mamma mia. Quando ti ricordi le cose proprio. Andata. Comunque ragazzi, è proprio un tutorial quello che vi sto facendo vedere, come si gioca in maniera semifast questo gioco. Ciao Sheila! I Rinok hanno costruito una fortezza sulla nostra spiaggia, ma noi la faremo saltare in aria. Ti chiediamo solo di eliminare le torrette. Ora inneschiamo la bomba. Tu assicurati di abbattere tutte le torrette prima che la miccia si esaurisca, ok? Sottolineo che ha detto... Cioè, io sapete che facevo, perché sono stupido. Perché io pensavo di distruggere tutto. Invece non era così. Perché sono stupido. No, dai.
Madonna, ce l'ho fatta alla prima run. Alla prima run non è facile, raga. Io sbagliavo sempre. Madonna. Aspetta, è rimasto uno. Wow, non posso credere di essere sopravvissuto all'esplosione. Per fortuna quest'uovo era sicuro nella mia tasca. Come hai fatto a vivere non l'ho ancora capito, però va bene lo stesso. Giusto. Intanto vedete com'è bello che puoi spostarti liberamente. Comunque abbiamo fatto di tutto e di... Ok. Mangia. Madonna, abbiamo fatto un sacco di punti. Sono contento. Tu sparisci. La nostra spiaggia è la tua. Giusto. Resta qui ad abbronzarti se vuoi. Bene. Sono contento, andate, andate ragazzi. Ci sarà solo uno che è un po' più difficile più avanti però. Adesso diciamo che... No, aspetta, non mi ricordo se era più avanti. Sì, forse era più avanti, sì. Oh, però ci è andata molto di lusso. Non è che qua c'è qualcosa. Sì, a volte mi può fregare all'ultimo, ok. Andate ragazzi, andate. E vabbè, però se mi mettete in queste condizioni di beccare tutti in un colpo, tre oltretutto, tre nemici, allora siete un po' stronzetti. Io me ricordo queste allora. Hai visto quanti ne sono qua che non le devo dimenticare? Vedete come sono facili da dimenticare? No, ecco grande. L'unica cosa che mi ricordo benissimo è che lì sopra c'è un altro boss fight da fare. Sì, prima di completare tutto voglio... Cioè completare nel senso finire il livello voglio. Pluto, il Rino che ci ha sfidati a una battaglia navale. Il nostro motoscafo contro il suo sottomarino nucleare a forma di squalo. Se vinciamo ci darà l'uovo di drago in suo possesso. Se perdiamo dovremo fare un mese di corvée in cucina. Allora, te la senti di affrontare... Ok, buona fortuna. Ricorda, sta lontano dall'estremità con i denti. Ho capito, ma io devo abbattere un coso nucleare. Vabbè. Cioè, questo tiene... Beh, alla faccia del coso nucleare è proprio un... Ragazzi, ma mi state prendendo in giro? Ragazzi, sta usando uno squalo metallico. Vabbè, oh, strano che non ha delle animazioni che conosco. Ok. Wow, è la prima volta che vedo perdere Bluto. Voi draghi dovete essere molto talentuosi. Spero che quest'uovo ripaghi tanta fatica. Ok. Eccolo qua, eliminato. Fuori uno. Ora andiamo sott'acqua e risolviamo
le diversità perché ecco là, te pareva che mancavo. Io sapevo che, guardalo, guarda come sono piccoli nascosti. Eccolo qua uno. Uno direbbe pure, vabbè, ma è facile da recuperare tutta sta roba, lo so, no? Anzi, io ripeto, avevo uno scolo meccanico. Anzi, hanno messo lo stesso modello, perché nell'uno, cioè, quello là che abbiamo visto lì, scuoli meccanici nel 2, nel capitolo successivo, era tutta un'altra cosa rispetto al 3, che era proprio un sottomarino nucleare. Sottolineo la parola nucleare, eh. E, no, e noi avevamo una scatoletta di tonno. Vabbè, la logica del gioco, ragazzi. Noi affrontiamo cose nucleari. E con un motoschifo riusciamo a vincere, no? Andiamo. Ah, pensate che abbiamo finito? Non è finito, ma ne manca ancora uno che sta qua. Ah, giusto. Guardate. Avevo un uovo di drago per te, ma l'ho usato per collaudare il nostro tunnel iperveloce a superfluidità. La buona notizia è che l'uovo ha raggiunto la fine del tunnel senza neanche un graffio. La cattiva è che ora non c'è modo di riprenderlo. Il tunnel è zeppo di rinoc e mine galleggianti. L'unico modo per recuperare quell'uovo è sconfiggere tutti i rinoc che ci sono lì dentro. Avete capito? A suicidio praticamente. Ah, proprio è difficilissimo, eh. Perché non posso fallire neanche, non posso mancare neanche uno. Cioè, è difficilissimo, no, però devi memorizzare dove sono i rinoc. Ecco. Fuori uno. E già cominciamo bene. Abbiamo quasi fatto. Abbiamo fatto. Bella! Quest'uovo ha caratteristiche fluidodinamiche sorprendenti. D'ora in poi tutti i nostri sottomarini saranno a forma di uovo. Beh, effettivamente è una buona sua dinamica. Bene, andiamo. Ragazzi, abbiamo quasi fatto tutto, eh. Sì, perché pensate che abbiamo finito, no? Ok. Ha funzionato. Mentre mi scuoteva, quella stupida piovra ha fatto cadere la chiave della prigione. Più che altro libererò i miei amici. Nell'originale diceva spreme o stritolava, dicevo. Strangolava, non mi ricordo. Ah, hanno fatto l'animazione. Oh, dimenticavo. Uno dei rinoc che aveva quest'uovo nel suo cestino del pranzo. Lol. Madonna, sto per sbagliare, meno. Guarda, non mi dico neanche come mi sono fermato. No, non dimmi che non l'ho finito. No, che cos'è che ho dimenticato? No, dai. Non ci credo, cos'è che ho dimenticato? Non vedo l'ora che Rinoc costruiscano un nuovo sottomarino. La prossima volta tocca a me pilotarlo. Sì, perché se tu non giri scopri che questi sono usciti per fatti loro. Non ci crederà qua uno. Aspetta. Non te l'ha detto, no, non ci credo. Vabbè, uno l'ho trovato uno. Questa è una cosa positiva. E infatti ne manco solo due. Quindi due sono le cose. O è da due o è da... In senso che o è verde o... No, ok. Trovato vuol dire che ne mancherebbe uno rosso, eh. Vado a trovare quello rosso, ragazzi. Ovviamente i rossi sono vicini. Fra di loro almeno. Almeno. Non sempre in realtà.
Cavolo, che sfiga. Però ne ho, le ho sgamate, quindi. No, non è qui comunque. Sbagliato via. Cavolo, devo trovare un rosso. Vado a trovare mo un rosso, va. Sì, che mo i rossi sono più fastidiosi, non li trovi più subito. Tranne se magari stavano da qualche parte qua. Sì, può essere che sta qui sopra e non l'ho visto bene. Non avremmo mai distrutto il sottomarino se Sal non avesse fatto un'inversione a U tirando il freno a mano durante un avvitamento. Ok, quello che hai detto non ha senso, ma allo stesso tempo è anormale quello che ho sentito. Ok, ah no. Ma io sono sicuro che è da queste parti qua. Sì, perché è sicuro, sicuro raga che sta qua. Vabbè. Non credo dalla canguressa, perché la canguressa aveva poco e niente, quindi non credo che... Allora sta qua ragazzi. Non l'ho preso che sta qua in zona. E infatti io una zona non l'ho vista, è qua. Dai ragazzi, non me ne tieni di perdere troppo tempo per sta cosa. Io che vi ho detto, bastava uno e mi fa perdere solo tempo. Non è qui sopra ragazzi, non l'ho trovato. Secondo me è da bruto. Eccolo là, era da qualche parte nascosto, maledetto bastardo. Io l'ho detto, gli basta quel poco e ti frega. Oh, che bello, ora possiamo andarcene. Oh, raga, soddisfazione. Oh. Hai presente quel... Oh. Ah, però ci sta andando di lusso. Apro e sblocchiamo anche quella porta intanto. Non si sa, meglio fare così. Ci togliamo il pensiero, raga. Ah no, già l'ha aperto in automatico, ok. Allora l'ultima porta è ta. La telecamera di gioco è al... Se vuoi, mi hai rotto il cacchio, no. D'accordo, non cambierò nulla. Oh. Finalmente il mio portale funziona di nuovo. Passa a salutarmi a casa Tiki. Oh, che bello. Qui per questo però non lo possiamo completarlo adesso, quindi... Beh, intanto lo finiremo adesso, così ci togliamo il pensiero e belle e buoni possiamo poi andare alla prossima app, ok? Stoppo un attimo, raga, arrivo subito.